Nello scorso video abbiamo visto che cosa sono gli esopianeti, come si formano e diversi tipi che sono stati scoperti. Abbiamo trovato pianeti rocciosi come la Terra, mondi oceanici, cioè pianeti completamente ricoperti da acqua, e pianeti così vicini alla loro stella da avere temperature oltre i 1000 gradi Celsius. Ma come hanno fatto gli astronomi a trovare più di 4300 esopianeti attorno alle stelle della Via Lattea? Parleremo di questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a... Benvenuti nella stazione spaziale di Cosmos. Questo che vedete alle mie spalle è il laboratorio scientifico dal quale trasmetto le puntate di Cosmos Science. Per chi fosse nuovo su questo canale, dovete sapere che io mi trovo all'interno di una stazione spaziale ad anello rotante che con la rotazione è in grado di generare la forza di gravità, un po' come la stazione di 2001 Odissea nello spazio. Se volete, tra l'altro, potete venire a fare una visita alla stazione, perché siamo dotati di numerose camere con vista, e tra l'altro qui la vista è davvero mozzafiato perché orbitiamo attorno a Saturno, il pianeta forse più affascinante del nostro sistema solare. Perciò se volete prenotare la vostra camera, non vi resta che cliccare qui sotto sul pulsante iscriviti ed effettuare la vostra prenotazione. Allora, ad oggi abbiamo scoperto più di 4300 esopianeti, orbitare attorno a qualsiasi tipo di stella. Gli astronomi hanno trovato pianeti attorno alle fredde nane rosse, alle nane arancioni, hanno trovato persino pianeti orbitare attorno a stelle simili al Sole in 385 giorni, quindi quasi come la Terra, nella zona di abitabilità, cioè quella zona attorno alla stella dove la temperatura fa sì che l'eventuale acqua presente sul pianeta potrebbe trovarsi allo stato liquido. Come hanno fatto gli astronomi a trovare tutti questi pianeti? Hanno utilizzato dei metodi che possiamo dividerli in due categorie, i metodi diretti e i metodi indiretti. I metodi diretti, lo dice un po' la parola stessa, consentono di vedere, di trovare direttamente il pianeta, mentre i metodi indiretti consentono di analizzare la stella attorno alla quale orbita il pianeta e in base alle variazioni di determinati parametri possiamo capire che è presente un pianeta. Perciò è la presenza del pianeta che va a modificare le caratteristiche della stella e noi, andando a misurarle, siamo in grado poi di risalire al pianeta e alle sue caratteristiche. In base al numero delle scoperte possiamo classificare i metodi, dove al primo posto abbiamo sicuramente il metodo del transito, poi il metodo delle velocità radiali, microlente gravitazionale, l'immagine diretta e infine l'astrometria. Il metodo del transito è sicuramente il metodo più efficace che ha dato maggior soddisfazione agli astronomi perché ha consentito di trovare, pensate bene, il 76% di tutti gli esopianeti totali, quindi stiamo parlando che sono stati trovati più di 3200 esopianeti con questo metodo. Che cos'è il transito? Come funziona? Quando dal nostro punto di vista osserviamo una stella e un pianeta passa davanti, avviene il transito. Questo lo abbiamo noi visto nel nostro stesso sistema solare, quando osservando il Sole abbiamo notato che in effetti Mercurio e anche Venere passavano davanti. Ecco, dobbiamo immaginare che avviene la stessa cosa per gli esopianeti, però questo, essendo un metodo indiretto, non ci consente di poter vedere realmente l'esopianeta che passa davanti alla sua stella, ma noi andiamo a misurare la luminosità della stella. Di conseguenza, quando il pianeta le passa davanti, genererà un piccolo calo della luminosità. Quindi gli astronomi, tramite la fotometria, che è una tecnica utilizzata in astronomia che consente di misurare la luminosità dei corpi celesti, sono in grado di analizzare come varia la luminosità della stella nel corso del tempo. Gli astronomi perciò misurano la luminosità della stella e vedono come questa cambia nel tempo, andando così a costruire un grafico dove mette in relazione appunto la luminosità posta sull'asse delle Y e il tempo posto sull'asse delle X. Il grafico che ne deriva prende il nome di curva di luce e quando un esopianeta passa davanti alla stella si ha un piccolo calo della luminosità, proprio come quello che state vedendo. Da questo grafico si possono capire subito due cose. Innanzitutto, tanto più è profondo un calo della luminosità, tanto più un pianeta è grande, perché significa che il pianeta con la sua dimensione va ad oscurare, diciamo così, il disco luminoso della stella. La seconda cosa che possiamo imparare è sull'estensione del transito. Tanto più questo è appunto esteso, quindi dura nel tempo,
tanto più il pianeta è transitato lentamente davanti alla sua stella. Quindi questo significa che si trova in un'orbita esterna, si trova lontano dalla sua stella e quindi ha una velocità lenta. Se invece il calo della luminosità ha un'estensione, una durata nel tempo breve, significa che il pianeta è transitato velocemente davanti alla sua stella perché si trova in un'orbita più interna. Per sapere invece quanto dura un anno su quel pianeta, dobbiamo aspettare due transiti. E il tempo che intercorre tra un transito e l'altro è proprio il periodo orbitale, quindi ci dice quanto dura un anno su quel pianeta. Poi le cose iniziano a complicarsi quando accade che magari gli astronomi, mentre stanno osservando una stella, ci sono due esopianeti che passano contemporaneamente davanti alla stella stessa. Quindi di conseguenza succede che la loro curva di luce tende a sommarsi e questo risulta un po' più complicato da essere individuato dagli astronomi. Questo grafico poi si tratta di una semplificazione perché considerate che il calo della luminosità della stella dovuto al passaggio dell'esopianeta riduce la luminosità di valori intorno all'1-2%, 3% massimo. Quindi capite bene che non è così facile poter osservare un transito. È un po' come provare a vedere una zanzara che passa davanti al faro di un'automobile. Però nonostante questo, gli strumenti che sono presenti nei telescopi sono in grado di rilevare anche i piccoli cali di luminosità. Il grafico, come dicevo, si tratta di una semplificazione, di un'approssimazione, anche perché la luminosità delle stelle misurata dai telescopi non viene fatta in maniera continuativa nel tempo, ma viene fatta a intervalli irregolari. Quindi i valori non sono valori costanti, ma sono valori puntuali e tra l'altro sono diversi tra di loro per diversi motivi. Dobbiamo considerare che proprio come il nostro Sole, che possiede delle macchie solari, cioè delle zone più scure dove la luminosità cala, anche le stelle degli esopianeti hanno le loro macchie. Di conseguenza hanno delle variazioni della luminosità, considerando poi che la stella ruota su se stessa, la macchia segue la rotazione e quindi si ha un aumento o una diminuzione della luminosità. Abbiamo trovato poi anche pianeti che orbitano attorno a un sistema binario, cioè a un sistema formato da due stelle che orbitano l'una attorno all'altra. Questo significa che la luminosità non è costante perché quando una stella passa davanti all'altra eclissandola si ha un calo continuo della luminosità per via della loro rotazione. Inoltre ci sono stelle variabili, che sono stelle che cambiano in maniera costante la loro luminosità. Quindi tutti questi fattori tendono a creare una curva di luce che in realtà non è costante e regolare come quella che abbiamo visto, ma presenta dei valori che sono variabili nel tempo. Quindi poter vedere il transito di un esopianeta risulta essere più complicato di quello che un grafico che va a semplificare la realtà ci può dire. Questi che vedete sono proprio i grafici ottenuti dai valori inviati dal telescopio spaziale TESS della NASA. In questo grafico, ad esempio, sono presenti diversi transiti, evidenziati in verde, ma non sono così evidenti e facili da individuare. Quest'altro esempio, che sembrerebbe essere il transito di un pianeta piccolo e di un pianeta più grande che passano davanti alla loro stella, in realtà è un sistema binario con le stelle che si eclissano a vicenda. Se volete dare il vostro contributo alla ricerca degli esopianeti e magari vedere il vostro nome sotto la pubblicazione della scoperta, potete farlo in modo molto semplice. Infatti è presente un sito, che vi lascio in descrizione, che consente alla comunità di noi appassionati di astronomia di assistere alle ricerche dei professionisti analizzando i dati. Non è richiesta alcun tipo di esperienza o formazione particolare. L'unica cosa che dovete fare è leggere attentamente le istruzioni e fare il tutorial, che vi insegnano a capire quando è presente un transito, a riconoscere i transiti in sistemi binari o in stelle variabili. Il telescopio spaziale Kepler della NASA è stato lanciato per poter trovare esopianeti proprio con questo metodo. La sua missione ha avuto un successo incredibile perché è riuscito a trovare più di 2600 esopianeti. Col metodo del transito siamo in grado anche di ottenere eventuali informazioni sull'atmosfera del pianeta. Infatti la luce emessa dalla stella attraversa l'atmosfera del pianeta e poi arriva a noi, e noi analizzandola siamo in grado di capire la composizione chimica. Il metodo del transito funziona soltanto quando il piano orbitale dei pianeti è posto di taglio rispetto al nostro punto di osservazione. Infatti, se il piano è inclinato anche di pochi gradi, non avviene più il transito perché i pianeti passano o sopra o sotto la stella. Quindi di conseguenza questo metodo ha dei limiti. Per fortuna ci viene in aiuto un altro metodo utilizzato dagli astronomi, che è il metodo delle velocità radiali.
Allora, dobbiamo partire innanzitutto dal presupposto che due corpi dotati di massa tendono ad attrarsi gravitazionalmente l'uno con l'altro. Questo lo possiamo vedere ad esempio tra noi e la Terra, perciò noi possiamo camminare sulla sua superficie proprio grazie all'attrazione gravitazionale. Anche tra due esseri umani ad esempio avviene attrazione gravitazionale. Noi, quando siamo a fianco a una persona, c'è la forza di attrazione gravitazionale. Ovviamente noi non ci sentiamo attratti, non sentiamo la forza di attrazione perché la forza di attrito tra la suola delle nostre scarpe e il suolo è più forte della forza di attrazione gravitazionale. Se prendiamo due corpi uguali, dotati della stessa massa m, e indichiamo con r la distanza che li separa, il centro di massa è posizionato esattamente a metà. Perciò i due corpi orbiteranno attorno a questo punto. Ma se un corpo è più massiccio dell'altro, allora il centro di massa si sposta e va verso il corpo dotato di massa maggiore. I due corpi ruoteranno attorno a questo nuovo punto. Ecco, in base a questo concetto possiamo estendere questa scala e quindi capire che il Sole, dotato di grande massa, è in grado di attrarre gravitazionalmente i pianeti. Considerate che il 99,9% della massa dell'intero sistema solare è concentrata nel Sole, per questo tutti gli altri corpi, tutto lo 0,1% che resta di pianeti, comete, asteroidi, li orbitano attorno. Quindi questo avviene anche per gli esopianeti. Un pianeta che orbita attorno ad una stella esercita anch'esso un'attrazione gravitazionale. Se prendiamo una stella e un pianeta che le orbita attorno, possiamo prendere due punti diametralmente opposti dell'orbita e cercare di capire cosa succede. Quindi se abbiamo una stella e abbiamo un pianeta che si trova ad esempio qui in questo punto alla vostra sinistra, la stella si troverà attratta gravitazionalmente verso sinistra. Il pianeta poi compie un'orbita, si trova nel punto diametralmente opposto e quindi la stella si sente attratta verso destra. Come il pianeta esegue le sue orbite, la stella si sentirà attratta un po' verso sinistra, un po' verso destra e così via, facendo questo movimento oscillatorio che potete vedere riassunto in questo grafico, dove il movimento della stella è stato accentuato proprio per far capire come avviene questo movimento. Quindi, dal nostro punto di vista, come si traduce questo? Quando noi osserviamo una stella, questo movimento oscillatorio si traduce che la stella tende ad avvicinarsi e ad allontanarsi rispetto a noi. E come facciamo a capire che una stella si sta avvicinando e allontanando da noi? Ci viene in aiuto il metodo Doppler. Quando la stella si avvicina a noi, la sua onda elettromagnetica viene schiacciata, viene compressa, aumentando la sua frequenza. Al contrario, invece, quando la stella si allontana, l'onda elettromagnetica viene stirata, viene allungata e di conseguenza la sua frequenza diminuisce. Se andiamo a vedere poi lo spettro elettromagnetico nel campo della luce visibile, abbiamo che i due estremi abbiamo la luce blu e la luce rossa. La luce blu è una luce dotata di alta frequenza, mentre la luce rossa è dotata di bassa frequenza. Perciò, come dicevo, quando la stella si avvicina, la sua onda elettromagnetica aumenta di frequenza, quindi di conseguenza si sposta verso il blu, e da qui abbiamo il blue shift. Invece quando la stella si sta allontanando, la sua frequenza diminuisce, quindi abbiamo lo spostamento verso il rosso, chiamato red shift. Ecco, noi analizzando quindi lo spettro elettromagnetico della stella, siamo in grado di vedere la sua oscillazione proprio perché tende a spostarsi verso il blu e verso il rosso. Adesso chiaramente non è che la stella cambia proprio colore diventando blu oppure rossa. Stiamo parlando di oscillazioni veramente piccole, dove solo gli strumenti sono in grado di rilevare questa oscillazione. E alla fine cos'è che rende questa oscillazione più o meno evidente? È il pianeta con la sua massa. Infatti il metodo delle velocità radiali consente di stimare la massa del pianeta. Questo metodo non funziona quando il piano orbitale dei pianeti è ortogonale rispetto al nostro punto di vista, perché infatti la stella ruoterebbe sul piano e per noi non ci sarebbe alcuna variazione della velocità radiale. Poi man mano che il piano aumenta la sua inclinazione, possiamo ottenere una stima della massa dando così un limite inferiore e il metodo di risulta preciso quando il piano orbitale è inclinato di 90 gradi. Quindi la nostra linea di osservazione è complanale al piano orbitale del pianeta. Possiamo perciò ottenere una massa del pianeta e questo metodo è tanto più efficace tanto più il pianeta è massiccio, perché di conseguenza genererà un'oscillazione evidente della stella,
e tanto più il pianeta è vicino alla stella stessa. Come abbiamo visto, il metodo del transito consente di determinare il diametro del pianeta ma non la massa. Al contrario, il metodo delle velocità radiali consente di trovare la massa ma non il diametro. Perciò la cosa bella di questi due metodi è quello di utilizzarli assieme, di utilizzarli andando a misurare i valori di uno stesso pianeta. Perché col metodo del transito abbiamo il diametro del pianeta e quindi il volume. Col metodo delle velocità radiali abbiamo la massa e di conseguenza, facendo il rapporto tra massa e volume, siamo in grado di determinare qual è la densità di quel pianeta. E di conseguenza siamo in grado di capire se quello è un pianeta roccioso, è un mondo oceanico, oppure si tratta di un pianeta gassoso. Possiamo utilizzare poi un altro metodo, che è il metodo della microlente gravitazionale, che ha permesso agli astronomi di scoprire 105 pianeti. Einstein capì che la forza di gravità in realtà non era una vera forza che due oggetti dotati di massa si scambiavano tra di loro, ma era più una proprietà geometrica dello spazio-tempo. Infatti capì che quando è presente un corpo massivo, questo tende a deformare, a distorcere lo spazio-tempo, e se una stella lontana emette luce, i raggi luminosi tendono a percorrere il tessuto dello spazio-tempo e quando si trovano in prossimità dell'oggetto massivo, seguono lo spazio-tempo distorto dall'oggetto stesso e di conseguenza i raggi luminosi vengono anch'essi distorti. Il fenomeno di microlente gravitazionale si forma quando c'è un particolare allineamento tra una stella lontana sullo sfondo che stiamo osservando e l'oggetto massivo che si interpone tra noi e la stella. Questo oggetto può essere una stella oppure un pianeta. Cosa succede? I raggi luminosi della stella sullo sfondo vengono deviati e deformati dall'oggetto massivo. La stella sullo sfondo prende il nome di sorgente, mentre l'oggetto massivo, che può essere un pianeta o una stella, viene chiamato lente. Di conseguenza, l'oggetto massivo, la lente, tende a, come dire, far confluire i raggi luminosi verso di noi osservatori, che stiamo sulla Terra. Chi di noi da piccolo non ha utilizzato una lente di ingrandimento per, che ne so, bruciare la carta, scrivere sul legno? Abbiamo fatto anche cose peggiori, insomma, con la lente di ingrandimento, diciamocelo. Però, alla fine, quello che noi facevamo era quello di sfruttare la geometria della lente per convogliare i raggi luminosi in un unico punto detto fuoco. Ecco, ora dovete immaginare che al posto della lente di ingrandimento c'è l'oggetto massivo, che è appunto la lente, che va a convogliare i raggi luminosi della stella lontana, la sorgente, su di noi. Quindi quello che noi vediamo è un aumento della luminosità della stella sullo sfondo. E la lente gravitazionale funziona che aumenta sempre la luminosità della stella, non la va mai a diminuire. Quindi andando a misurare la luminosità della stella sullo sfondo, quando la lente le passa davanti vediamo che la luminosità aumenta. Se la stella che si comporta da lente ha un pianeta con sé, noi vediamo che nella curva di luce della luminosità si forma un piccolo picco laterale e questo dipende dalla massa del pianeta. Quindi questo metodo ci consente di trovare la massa del pianeta, quindi di rilevare il pianeta, a prescindere dal tipo di stella che si comporta come sorgente e dal tipo di stella che fa da lente. Quindi questo ci permette anche di trovare quei pianeti che non hanno alcuna stella, che non orbitano attorno ad alcuna stella, i cosiddetti pianeti vaganti. Infatti ci sono, per la nostra galassia, dei pianeti che non appartengono a alcun sistema solare perché, durante la formazione, per qualche motivo, sono stati espulsi via e ora viaggiano nello spazio buio, quindi sono anche difficili da trovare perché non riflettono la luce della loro stella. Però tramite questo metodo siamo stati in grado di trovarli. I difetti, se vogliamo dire, di questo metodo sono la non ripetibilità dell'osservazione, perché la lente passa davanti alla sorgente soltanto una volta. Perciò gli astronomi devono misurare le stelle senza sapere quando è che ci sarà questo tipo di fenomeno, quindi non è così agevole da utilizzare, soprattutto se poi andiamo a considerare i tempi di osservazione delle stelle, perché questo fenomeno può durare da alcune ore anche a diverse settimane, addirittura più di un mese. Questo metodo è tanto più efficace tanto più il pianeta si trova lontano dalla sua stella, cosa che invece non avveniva per il metodo del transito e il metodo delle velocità radiali. Adesso passiamo ad analizzare il metodo dell'immagine diretta,
che ci ha permesso di trovare 51 esopianeti. L'immagine diretta è una sorta di fotografia che noi possiamo ottenere del pianeta, però il principale problema di questo metodo è riuscire a trovare e vedere il pianeta a causa della luminosità ciecante della sua stella. Infatti, una possibile soluzione sarebbe quella proprio di oscurare la stella utilizzando uno strumento chiamato coronografo che è presente all'interno della strumentazione del telescopio. Quindi andando a oscurare la stella vediamo che in effetti la luce riflessa del pianeta risulta essere maggiormente visibile. Chiaramente la luce che un pianeta riflette è tanto maggiore tanto più il pianeta è grande e poi dipende da altri fattori come la composizione del pianeta, la sua atmosfera. E questo metodo è efficace tanto più il pianeta è grande e tanto più il pianeta si trova lontano dalla sua stella e quindi lontano dal bagliore accecante. Il metodo dell'immagine diretta è appena agli inizi della sua applicazione, quindi nel futuro sicuramente tecnologie migliori ci consentiranno di ottenere immagini molto più dettagliate degli esopianeti, addirittura potremmo capire se ci sono oceani, se ci sono terre emerse. Addirittura potremmo vedere le nuvole dell'atmosfera del pianeta. Come abbiamo visto, il metodo del transito delle velocità radiali erano inefficaci quando il piano orbitale era ortogonale rispetto al nostro punto di vista. Invece, il metodo dell'immagine diretta funziona benissimo quando si presenta questa condizione, perché quando il piano è ortogonale, significa che noi possiamo vedere completamente l'orbita del pianeta attorno alla sua stella. E conoscendo l'orbita possiamo sapere qual è la sua temperatura, conoscere altre caratteristiche. Chiaramente poi vedere un'orbita completa del pianeta attorno alla sua stella richiede tempi molto lunghi, soprattutto se il pianeta si trova lontano. L'astrometria si occupa di misurare la posizione e i movimenti delle stelle. Come abbiamo detto, per il metodo delle velocità radiali, il pianeta tende ad esercitare una forza di attrazione gravitazionale verso la propria stella, che si manifesta con un movimento rotatorio continuo. Quando gli astronomi osservano una stella nel cielo, possono vedere come questa cambia la sua posizione e capire se ci sono degli esopianeti. Si prendono come riferimento altre stelle vicine alla stella da analizzare e si misura se la distanza relativa tra queste varia nel tempo. È molto difficile vedere i cambiamenti della posizione perché sono veramente piccoli, soprattutto se la stella è lontana. Considerando che ad oggi è stato trovato un solo esopianeta con questo metodo, questo risulta quello meno efficace da utilizzare per trovare gli esopianeti. Gli ingegneri del JPL stanno sviluppando un nuovo sistema da utilizzare sui telescopi spaziali per vedere direttamente i pianeti, chiamato Starshade. Consiste nel bloccare la luce della stella da osservare grazie al dispiegamento di una specie di gigantesco girasole che eclissa la stella. Da lontano un telescopio può guardare la stella senza che la sua luce abbagli e si potranno vedere i pianeti che prima erano invisibili. Un altro metodo da utilizzare insieme al metodo del transito è il transit time variation, che si tratta di misurare la variazione del tempo che c'è tra un transito e l'altro. Questo metodo deve essere utilizzato quindi su quegli esopianeti dei quali si conosce già l'esistenza e andando a misurare la variazione del tempo del transito si può capire se sono presenti o meno altri pianeti. Infatti se attorno a quella stella c'è solo un pianeta, il tempo che intercorre tra un transito e l'altro deve essere sempre lo stesso, è regolare. Invece capita che andando a misurare il tempo orbitale di quel pianeta ci si rende conto che non compie sempre lo stesso tempo per fare un giro completo attorno alla sua stella. E questo è dovuto alla presenza di altri pianeti che con le loro orbite vanno a influenzare l'orbita di quel pianeta e modificando quindi il suo periodo orbitale. Infatti con questo metodo sono stati trovati alcuni esopianeti. La maggior parte di tutti gli esopianeti sono stati scoperti con metodi indiretti. Quindi abbiamo visto in un video cosa sono gli esopianeti, come si formano. Oggi abbiamo visto i vari metodi che gli astronomi usano per trovarli. Quindi non ci resta che vedere quali sono gli esopianeti abitabili, cioè quei pianeti che hanno condizioni favorevoli per la presenza della vita. Perciò, se volete seguire le prossime puntate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che vi avvisa quando sarà uscito un nuovo video. Questo è tutto, grazie per aver seguito.